Sì, molto più dritta la schiena, Luca. Devi partire col sedere molto più a ponte. Stacca, poggia il sedere, inizia, pausa, spara, senza alzare le spalle. Non rilassare la schiena, sempre i lombari contratti, pausa di 3 secondi. Butti l'aria, la prendi e respingi. Devi fare la respirazione. Tre secondi non sono un centesimo di secondo, però Dario. Tre, pausa al petto. Al petto, sì, là. Bella minchia lì. Bravo, due, tre, via, bravo, così. Fate, prendete, buttate, riprendete l'aria e spingete. Ce l'hai fatta, sì? Lombare contratto, arrivi al ginocchio e poi tiri su, bravo. Sulle punte. Facciamo un altro giro. Due round, un altro consecutivo subito. Qua ancora i pesi sono leggeri e facili, non c'è bisogno di recuperare troppo. Sì, sì. Tre secondi, tienila di più la posizione. A scendere normale, a salire, sali, pausa, 1001, 1002, 1003, su, tieni, 1001, 1002, giù. Appena finito il secondo round abbiamo 3x5 da fare con 75% al massimo. Okay. Se ti butti in avanti vuol dire che devi inarcare poco poco di più. Di no, inarcare è al contrario, il lombare è ancora più contratto, non schiena curva. Schiena curva non esiste mai. Sedere poggiato, ma il lombare è contratto. E la pausa quando me la fai? Là la devi fare, no. Al petto. Lo tieni al petto, no, lo poggi, 1001, 1002, 1003, spari. Il culo deve toccare. Molto scarico. Vai. Sì, sì, sì. E da lì poi sali, bravo. Oh, occhio che sei sulle punte. E ora sali. Prima quando c'era qua, 15. Sì. Non lo so chi l'ha scalato, aumentatelo tu. Ok.